venne a Roma a fare l'esame di ammissione al centro sperimentale. In una delle due prove scritte, non mi ricordo quale, io avevo, diciamo, scritto il mio testo alla brutta e stavo rimuginandoci sopra e stavo nervosamente scarabocchiando uno dei membri della commissione d'esame, che non sapevo chi fosse, gli stavo facendo una caricatura. Era Leo Benvenuti, aveva costumone grande e grosso, che era una bellissima faccia da disegnare. Stavo provando a fare la caricatura, mi sento uno sguardo da dietro che si china a guardare quello che sto facendo, che mi toglie di mano la penna e che mi corregge il disegno. Mi dice: il naso è più piccolo, sembra grosso perché è tutto grosso, ma in realtà il naso proporzionalmente è più piccolo. Ma il disegno è stato il primo amore, ma anche la prima mia attività. Cominciava quando avevo 5 anni, disegnare dovunque, sui libri, sui giornali, sui pezzi di carta. Quasi mai avuto album. Ed erano, quindi, mi sono rimasti poi nel corso della lunga vita. Il riferimento al disegno è sempre stato presente, proprio perché era un modo di pensare o di non pensare, ma comunque erano dei scarabocchi, come vedete, dei ghirigori mentali. Quindi qualunque cosa facessi, che avessi libero una mano, disegnavo al telefono o anche scrivendo o anche lavorando. Allora, questa scena, sì, scritta, d'accordo, parole, ma come io la vedo? Allora, vediamo se io posso, sia pure in una forma parziale, schematica, io posso rappresentarla e al limite anche farla vedere agli altri, è capitato di rado, ma vederla io stesso, ecco, è così questo. Ma poi anche il piacere di disegnare. Il disegnare è una maniera di comunicare in maniera rapida e efficace sul set o durante, soprattutto durante la preparazione. Infatti di solito sti disegnazzi non particolarmente curati, anzi scarabocchi, solito sono tutti appuntati in reparto sartoria, o il reparto scenografia, ma soprattutto costumi, devo dire. Queste frecce così, che cosa indicano? Che sono evidentemente esterne al quadro. Ovviamente lo storyboard deve avere una fruibilità, cioè nel disegno dello storyboard devono essere contenute tutte le informazioni utili a realizzare la scena. E appunto, come dicevo, lo storyboard non è soltanto disegno, ma è uno strumento che contiene appunto una serie di informazioni. Queste frecce bianche indicano il movimento che gli elementi all'interno del frame fanno. In questo caso è il movimento delle scale appoggiate sulle mura della città di Gerusalemme. Non ho mai utilizzato i miei disegni per il mio lavoro di regista. Quelle strip con le indicazioni di come verrà l'inquadratura. È impossibile proprio come cultura nel cinema italiano, cioè americano, dove l'autore scrive una cosa, poi un regista lo mette in scena e ognuno ha il suo compito specifico e responsabile. Pare che facciano questi disegni scena per scena. E quindi l'idea di disegnarsi prima le inquadrature è quanto di più sbagliato, perché non c'è nulla di meglio di concepire le inquadrature una volta che hai fatto la prova con gli attori in un certo ambiente, con gli spazi veri, allora capisci come la vuoi inquadrare davvero. Per esempio, devo spiegare alla Sandrelli che lei doveva stare calva perché i capelli li aveva perduti per la chemioterapia e che avrebbe avuto una parrucca
E però poi se la sarebbe dovuta togliere questa parrucca. E lei mi dice, oddio, devo stare tutta pelata. Era un po' spaventata. Allora le dice, no, guarda, ma io ti voglio far carina. E le fece il disegnino per farglielo capire. La cosa che mi ha colpito, almeno da quello che avevo sentito da loro, è l'uso della parola scarabocchio. Cioè, sia Birzì che Tescola parlano di scarabocchio. In realtà nessuno dei due poi fa scarabocchi. Uno è molto concentrato sui personaggi, è quasi un ritrattista, no? Virzì, tant'è vero che tiene tutti i suoi disegni dentro un album, sembra che sia una sua, quasi una sua library di... Mentre Scola, che li butta nel cestino per sua stessa ammissione, in realtà è molto più consapevole, cioè c'è una struttura dell'immagine, un riferimento all'espressionismo tedesco, però in particolare sono molto, si sentono